Terre di confine, terre che uniscono e che separano, terre che vedono guerre ed esili, incontri e commerci. Terre a contatto tra mondi congiunti e diversi. La zona dell'Appennino tosco-romagnolo, tra il Mugello e il Casentino, svolge da millenni questo ruolo. Qui fa tappa oggi Terre degli Uffizi, il progetto di Fondazione CR Firenze e Gallerie degli Uffizi per valorizzare il patrimonio artistico regionale, all'interno dei rispettivi progetti, uffizi diffusi e piccoli grandi musei. Fra il Monte Falterona a nord e il Passo dei Mandrioli a sud, il paesaggio mostra una morfologia a due facce. Il lato toscano degrada dolcemente e si apre in ampie vallate ricoperte da foreste incontaminate. Il lato romagnolo si inasprisce e le rocce sedimentarie assumono una forma più corrugata e accidentata, dando vita a un vero e proprio teatro di dirupi, cascate e pareti di arenaria intercalata a marne che interrompe la continuità dei boschi. Ci troviamo infatti sul tetto dell'edificio eretto dallo scontro fra la placca africana e la placca eurasiatica. Il crinale montuoso è dominato dal Monte Falterona, una cima maestosa e appartata che fin dall'antichità esercita un fascino spirituale. Gli Etruschi la chiamavano Faltruna, trono degli dei, da cui proviene il nome odierno di Falterona. In un'atmosfera ammannata di silenzi e fruscii, un suono però si distingue tanto da essere ricordato anche da Dante. Si tratta dell'acqua cheta. Quel fiume c'ha proprio cammino, prima dal Monte Viso ver Levante, dalla sinistra costa d'Appennino. La caratteristica cascata scende lungo una balsa a diversi gradoni e crea uno dei paesaggi più caratteristici dell'intera zona, aumentando il senso di mistero e di potenza che qui si sprigiona. Tutt'attorno è possibile ammirare le antichissime foreste. Sia i monaci della vicina abbazia di San Gaudenzio che i successivi amministratori forestali si presero cura di queste foreste che per secoli sono rimaste incontaminate, tanto che durante l'epoca del Granducato di Toscana era da qui che proveniva il legname per gli arsenali di Pisa e di Livorno e per l'opera del Duomo di Firenze, che servì alla costruzione della cattedrale fiorentina. Quelle di questa zona sono caratterizzate dalla secolare presenza del faggio. Oltre a questo, l'albero più significativo dei boschi è il castagno. Splendide sono le marronete, le coltivazioni di castagni secolari che hanno sempre fornito la base alimentare per la gente di montagna. Ancora oggi le marronete non cessano di ricompensare con la loro abbondanza gli abitanti del luogo. Il Parco Nazionale è stato istituito nel 1993 e nel 2017 ha ottenuto il riconoscimento da parte dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità per 7.700 ettari di foreste vetuste di faggio. Abbiamo il più grande patrimonio forestale europeo, con la più grande biodiversità forestale. Questo fa sì che in autunno, quando le foglie cambiano di colore, per ritrovare gli stessi colori occorre andare nelle foreste del Nord America. È molto particolare anche per altri aspetti. Quello spirituale: abbiamo all'interno del Parco Nazionale il monastero e l'eremo di Camaldoli, dove i camaldolesi hanno plasmato il territorio con la coltivazione dell'abete bianco, ed abbiamo invece i frati francescani alla Verna, al santuario della Verna, dove San Francesco ha preso le stimmate e dove la foresta monumentale della Verna è stata lasciata alla sua evoluzione naturale. Artisti del Rinascimento si sono ispirati a questi territori. Lo possiamo vedere nel Tondo Doni di Michelangelo, che è esposto agli Uffizi, dove nello sfondo si trova il Monte della Verna. Non è soltanto un parco di natura, ma è anche un parco di arte, storia e cultura. Che sia durante l'autunno, quando tutto si tinge di gialli e di rossi,
o durante qualsiasi altra stagione, questo territorio unico nel suo genere saprà sempre accogliere chiunque lo visiti, così come da millenni fa, suscitando ammirazione, rispetto ed emozione in ogni persona che si trova a passare, per qualsiasi motivo, attraverso le sue millenarie foreste.